Malgioglio, l'amore per Jeremias, la verità dell'armadio di Cecilia e Ignazio. Cristiano Malgioglio, l'affetto per Jeremias Rodriguez e la rivelazione su Cecilia e Ignazio. Cristiano Malgioglio si svela ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni in una lunga e interessantissima intervista. Il cantautore ha rivelato alcuni particolari dettagli della sua esperienza all'interno del Grande Fratello VIP. A quanto pare, l'uomo non si pente di nulla e dice di aver vissuto il tutto con il cuore, nonostante in molti dicano che abbia solo giocato di strategia. Il noto paroliere si dice felice di aver potuto trascorrere questi 3 mesi circa nel reality show più seguito d'Italia. Ora che è tornato alla vita reale, l'uomo si rende conto di essere ormai diventato virale sul web. Cristiano è felice di essere piaciuto anche ai giovani, soprattutto perché non se lo sarebbe mai aspettato. Tornare a Milano è stata una grande emozione, soprattutto perché si è reso conto di quanto la gente lo ami. Grande Fratello VIP, Cristiano pazzo di Jeremias, Cecilia e Ignazio. Parlando di ciò che è accaduto in casa, Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno di menzionare Jeremias Rodriguez. Come abbiamo visto, i due si sono affezionati l'uno all'altro, nonostante all'inizio non si piacessero affatto. Sono pazzo di Jeremias, pazzo. Quando mi ha dato un bacio per gioco ho sentito un affetto autentico. In ogni caso, il cantante si è avvicinato molto anche alla coppia nata proprio al Grande Fratello VIP, quella formata da Cecilia e Ignazio Moser. Cristiano crede fermamente nel loro amore e non ha dubbi riguardo la loro sincerità. Non è una telenovela, io lo conosco Ignazio, è bravo. E Cecilia pure. Voglio essere il loro testimone di nozze. Riguardo al tanto chiacchierato episodio dell'armadio, Malgioglio non può far altro che rivelare la sua verità. Tesoro mio, non è successo proprio niente. Io c'ero e l'ho visto. L'armadio era troppo piccolo. Malgioglio, il sogno di un duetto con il rapper Fabri Fibra. Ora, Cristiano torna alla vita di sempre e presto uscirà il suo nuovo album, intitolato Sonos. Per il futuro, però, spera di poter duettare con il rapper Fabri Fibra che, in un suo pezzo, cita il paroliere. Intanto, il paroliere ammette di tornare alla vita normale, senza mai dimenticare di essere una regina.